tutti e benvenuti sul mio canale MDF Travel per questo nuovo video sulla Croazia. Oggi vi porterò alla scoperta delle top 5 location da visitare in questo bellissimo paese. Cominciamo dalla città di Dubrovnik, situata sulla costa dell'Adriatico, famosa per le sue mura antiche, le sue chiese e i suoi musei. Dubrovnik è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e molti la conoscono come la perla dell'Adriatico. Una delle principali attrazioni della città è la vecchia città fortificata, circondata da mura di pietra e caratterizzata da una serie di stradine acciottolate, chiese e palazzi storici. Dubrovnik è anche famosa per il suo festival estivo, che offre una vasta gamma di spettacoli di musica, teatro e danza. La seconda location che vi vorrei mostrare è il Parco Nazionale dei Laghi di Pltvice, un'area naturale protetta situata nel centro della Croazia. Il parco è famoso per le sue cascate, le sue sorgenti termali e i suoi laghi di un blu intenso. Potrete ammirare una serie di cascate spettacolari, attraversare ponti di legno e godervi la bellezza della natura incontaminata. Il parco è anche un luogo ideale per gli amanti del trekking e dell'escursionismo. La terza location che vi voglio mostrare è la città di Zagabria, la capitale della Croazia, situata nella regione del nord-ovest del paese. La città ha una lunga e ricca storia risalente all'epoca romana ed è famosa per i suoi musei, le sue gallerie d'arte e le sue chiese. Una delle principali attrazioni di Zagabria è la Cattedrale di San Marco, che risale al XIII secolo. La città è anche famosa per la sua vita notturna con numerosi bar, ristoranti e club. Ed eccoci arrivati alla quarta location, quindi l'isola di Hvar, situata al largo della costa della Dalmazia, famosa per le sue spiagge e le sue baie. La spiaggia più famosa dell'isola è la spiaggia di Zlatni Rot, situata vicino alla città di Hvar. La spiaggia ha una forma unica a corno ed è circondata da boschi di pini che offrono un'ombra piacevole durante le giornate calde. A Hvar potete anche visitare la fortezza spagnola, che offre una vista mozzafiato sul porto e sull'isola. La città di Hvar è famosa per la sua vita notturna, con numerosi bar e ristoranti che servono specialità locali come il gregada, un piatto di pesce in umido. Concludiamo questa carrellata di location con Split o Spalato, una città sulla costa croata, famosa per il suo palazzo di Diocleziano, patrimonio dell'umanità UNESCO. La città vecchia di Split è un luogo incredibile, con il suo labirinto di stradine e piazze, dove si respira l'atmosfera dell'antica Roma. Il palazzo di Diocleziano, costruito nel IV secolo, è una delle attrazioni principali di Split, con i suoi grandi cortili, colonne ed archi. Potete visitare il Tempio di Giove e la Cattedrale di San Duche, che si dice sia la più antica cattedrale cattolica del mondo, costruita nel VII secolo. Il mercato di Split, situato vicino al palazzo di Diocleziano, è un luogo ideale per scoprire la cucina locale, dove potete gustare prodotti freschi e specialità croate come il peka, un piatto a base di carne cotto sotto una campana di terracotta. E con quest'ultima città abbiamo concluso il nostro tour delle top 5 location da visitare in Croazia. Questo video è stato realizzato per permetterti di avere qualche spunto per la meta delle tue prossime vacanze. Sentiti libero di proporre qualche suggerimento nei commenti. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un like, attivare la campanella e iscriverti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!